Cortina Express non è finita qui, ma alla squadra femminile della Pallavolo Belluno di B2 occorrerà un successo sabato sera nella lunga trasferta di Torino. Le ragazze di coach Dario Pavei perdono infatti la gara d'andata al De Mas, venendo sconfitte 3-2 in rimonta, al termine di una sfida durata quasi 3 ore. Dunque in Piemonte sabato sera, per ottenere la promozione in B1 occorrerà vincere 3-0, 3-1 oppure 3-2, per poi giocarsi tutto al Golden Set. Non lo so, secondo me loro tanto non sono l'ultima della classe, ma anzi sono venute qua per combattere e l'hanno dimostrato, erano sotto di 2-7, non hanno mollato, hanno cercato di prendere le misure e hanno reagito, quindi hanno avuto forse quella maturità che a noi ancora manca. Sicuramente brave loro a reagire in una situazione del genere, a non mollare un colpo e andare a conquistarsi il set della partita con le unghie coi denti. Beffa finale invece per la Darold Logistics maschile di B. I bellunesi rimontano il 3-1 subito all'andata a Bologna, imponendosi al ritorno con il medesimo punteggio. Il Golden Set decisivo premia però la formazione emiliana. Al team guidato da Diego Poletto resta dunque la speranza concreta del ripescaggio, dello scambio del titolo sportivo. Però è grande il rammarico di non aver potuto festeggiare in casa, di fronte al ritrovato pubblico. Sicuramente durante la settimana e prima della partita ci eravamo detti di cercare di giocare la partita più forte possibile senza nessun rimpianto. Così è stato, perché alla fine, se ci pensi adesso, domani abbiamo giocato una partita grandissima. Peccato solo quel Golden Set in cui forse siamo andati un po' a corto di energie, ma insomma questo è lo sport, a volte dà, a volte toglie. Noi comunque abbiamo dato tutto quello che avevamo, giocare davanti al pubblico di nuovo è stata una cosa bellissima e quindi speriamo insomma il prossimo anno di tornare a giocare partite come questa.